No, vabbè, ma cos'è sta roba? Ma cosa c'è? Cosa è successo alla redazione oggi, sta radio? Cioè, oggi sono solo notizie su peni e vagine. Vero, no, ma... perché vabbè, sono andato a fargli il discorso che mi hai detto tu, credo che l'abbiano interpretato un po' male. Un po' male, sì, un po' male. Cioè, tipo, ecco la mappa delle dimensioni dei peni in tutto il mondo. Italiani, ok, africani e sudamericani al top, giapponesi, vabbè, sì, si però, sa che... Marco, scusa, io l'ho vista, la mappa è un po' fatta a cazzo. Beh, sì, no, però è interessante, dai, non parliamo mai di cazzi. Infatti, sempre inglesi sono, chissà che complessi hanno di inferiorità. Insomma, gli inglesi. Guarda, gli inglesi sono pazzi. Allora, ragazzi, gli inglesi fanno schifo perché non avendo il bidet, gli puzza l'organogramma e la giangialla. L'organogramma e la giangialla. Certo. Sì, perché non hanno il bidet, sono degli zozzoni. Poi io dico, i francesi li seguono a ruota, l'hai inventato tu il bidet. Bidet è un nome francese, no? E ti puzza la fregna, è una roba incredibile. Gli americani, ignoranti pure loro, anglosassoni del cazzo. Cosa fanno? Non copiano le cose giuste del mondo, degli altri, visto che sono arrivati molto dopo e hanno 300 anni di storia, no? Copiano quegli altri coglioni in Europa. No, gli americani, e qua può testimoniarlo chiunque c'è stato, hanno inventato invece il water lavandino. Vero. Perché il water americano ha così tanta acqua dentro che tu ci puoi sciacquare la faccia. Puoi metterci le bacchette. Infatti, io dico, tutti quelli che sono un po' dinosaurati, no? Che purtroppo hanno questo problema che un po' abbiamo io e i presenti. Solo noi. Purtroppo noi che abbiamo questa sventura di essere da un certo punto di vista taurini. Parlate per voi, vi ricordo che io ho dichiarato di averlo 9 centimetri. Due palle così. Vabbè, ma dai, briciola, non ci patire, sarai britannico. Quando c'hai i due palloni della tango attaccati sotto il culo, quando ti siedi sul water americano fai plof. Esatto. C'è quell'effetto colazione col gran turchese. Sai come si fa la colazione col gran turchese? Il problema è intingi la punta del biscotto e poi lo Il problema è anche che quando sei magari uno che produce, diciamo, delle sculture, delle cose quando tu c'hai Cattelan nelle natiche. Là non è proprio uno schizzo, là è proprio la cascata del Niagara che scorre. Ma è bello perché fa anche l'effetto tuffo, capito? Loro guarda che non sono stupidi, hanno detto facciamo il water con più acqua, siccome non hanno lo spazzolino loro. Non so se hai notato. Vero. Tu vai in qualsiasi bagno americano. No, non ce l'hanno lo spazzolino per pulire le virgole. Ah, non c'è. C'hanno il filo interdentale. Se mettiamo più acqua nel water, quando fai il tuffo, diciamo, non puoi autografare la ceramica, capisci? Certo, però quando il cilindro fecale comincia a urlare terra terra e si chiama Nigna o Pinta, diventa un problema. Vabbè, ma torniamo ai cazzi e andiamo via. Bene, merda. Giusto. La più piccola. Allora, lo standard, diciamo, internazionale è 9,16 centimetri. Era 10, ma tu hai ritoccato l'articolo. No, 9,16 in una condizione di riposo. Di riposo. E 13,12 centimetri in erezione. Cari ascoltatori più giovani, prendete righello, mettetevi lì sulla vostra scrivania e misurate. È importante. Io a riposo ho una vagina. Sì. Io non so come sia possibile. Cioè, quello che succede prima e dopo non è possibile. È vero, anch'io uguale. Sono sincero, da maschio, sono sintetto, non ho sicuramente non ti ascolta nessuno, delle mie dimensioni, anzi, voglio dire, mia moglie è tutta contenta. Però in fase di riposo. Cioè... Paolo, scusa una domanda, ma tua moglie ti ha mai detto la frase non ho mai goduto così tanto in vita mia o sei il numero uno del mondo? Ma lui non era presente a casa. No, me la manda con WhatsApp. Ecco, allora fidati che ti sta pigliando per il culo. Il problema di Paolo è che non ha un'erezione, ha praticamente una trasfusione. Perché. Sì, no, mi cresce un nuovo arto. Ma non so come sia possibile. L'apice lo raggiungono ovviamente i negri in Africa. I nordafricani. Non sei di colore, anche se vivi in un quartiere così. Allora, io vivendo in un quartiere di uomini di colore, avendo un bisnonno negro, io posso dirlo. Va bene? Ma in teoria io posso dirlo perché ho uno zio veramente di colore. Ma stai zitto. Comunque, l'apice con l'africano 15-16 centimetri a riposo. E poi aspetta. Gli italiani dai 14-16 centimetri, quindi buono. Meno bene gli Stati Uniti, una lunghezza media che oscilla tra gli 11 e i 13 centimetri. Ragazzi, c'è qualcosa che non va in questa classifica. Ma attenzione, male invece per i cinesi, i giapponesi, i coreani. Io godo. C'avete il loro cazzo. Poco, però. Siete la potenza più grossa del mondo, ma c'avete il cazzo piccolo. Ce l'hanno piccolo, però funziona a quanto pare. È quello il problema.
problema. Non è la dimensione come. Ma va, non è vero. Ah, non va, è come no, la usi, è la dimensione. No, però è vero, no, è vero, è vero. L'importante è che la vagina abbia una dimensione molto simile a quella del pene. Non importa quanto ce l'hai grosso. No, devi infatti... trovare il. Devi trovare il giusto equilibrio con no, la vagina. La figa uguale, si dice. Allora, Marco. Allora io vorrei che in tutti i negozi tipo H&M ci fosse, esponessero le taglie della vagina. Perché è difficile trovare una persona con le tue stesse dimensioni. Quindi secondo me dovrebbero fare dei negozi di fighe, ma poi non è per no, taglie. No, ma non è questione anche di dimensione, è proprio dove lui va a toccare, cioè sono i punti in cui lui riesce ad arrivare. Quindi tu arrivi alle labbra, quindi sei tranquillo. Io rimango fuori. Sì, ragazzi, sì. Però purtroppo mi dispiace interrompervi perché. Sì. Momento di purificare questo programma e di entrare in un contesto un po' è più è un prete un po' no, in un contesto più religioso perché abbiamo una persona che è l'unica persona dotata di raziocinio in questo programma. Non credo, ruba soldi, gira in Ferrari, usa la chiesa per corrompere. Ci colleghiamo, scusa se mi permetto di farlo io, con padre Maronno.